3 a.m. in the morning, when there's no one around. In London. A Londra, quando esci in piena notte, non c'è nessuno e puoi fare quello che vuoi, è davvero la libertà. Sono completamente solo e ho il mio lavoro nelle mani. Questo dà proprio la sensazione di libertà finché non vieni beccato. Lavorare di nascosto, di corsa, quando la città dorme e le tenebre proteggono l'anonimato. Così Endless si è fatto conoscere ed è diventato uno dei nomi più quotati della street art. Lui sa bene che per strada bisogna essere il più rapidi possibile perché la polizia può arrivare da un momento all'altro. Ogni tanto in centro a Londra sono stato fermato dalla polizia, ma è finita sempre bene perché io sono stato gentile e collaborativo e loro non se lo aspettavano. D'altronde per me è un modo di esprimermi, non per rompere le regole. A way of showing my work. I'm not trying to break the law. È un writer gentiluomo, Endless, con i suoi occhi buoni e brillanti dietro la mascherina. Mascherina che indossava ben prima della pandemia. It's best to cover your face, not show. Indosso la maschera perché se dipingi per strada è meglio non farti identificare e comunque mi piace mantenere quest'aura di mistero, non mostrare tutto. Oggi che con i social tutti amano mostrarsi, questa è una maschera antifama, così posso concentrarmi solo sul mio lavoro. Inglese, basato a Londra, nessuno sa il suo vero nome, nessuno conosce la sua identità, per tutti è solo Endless, senza fine. Ho scelto il nome Endless originariamente perché avevo idee in continuazione, senza fine. Ora abbino il mio nome ad altre parole per creare una filosofia, amore senza fine, confusione senza fine. So, endless love or endless confusion. Di lui si sa che ha frequentato la Cambridge School of Art e lì ha imparato le tecniche base del suo lavoro. Ho studiato arte a scuola fino al college, poi cercavo un modo per mostrare la mia arte. È molto difficile per un giovane accedere direttamente ai musei, allora ho trovato la mia via personale, la strada, per mostrare la mia arte senza dipendere da nessuno e se scegli la giusta location, le persone giuste ti vedono. Ed Endless è riuscito a farsi notare come artista della galleria Chris Contini Contemporary a Londra e a Porto Montenegro. Una sua opera è esposta anche agli Uffizi di Firenze. Lui è il primo street artist a essere riuscito ad accedere. Ma la strada è la sua tela e dalla strada arriva la sua ispirazione. Per strada c'erano già le pubblicità, i cartelloni di moda, le vetrine. Ho preso queste supermodelle, queste icone tipo Karl Lagerfeld e le ho usate nelle mie opere. Così ora le persone vedono anche la moda in modo differente, come un pezzo d'arte con un messaggio diverso. Forse è questo ciò che adoriamo, quasi come un culto. And it connects with people and they look at it in a different way. Brands and logos. I brand, i loghi famosi, sono questi il culto della nostra società. La moda come culto, i brand e i loghi come simboli da adorare, da qui parte l'arte di Endless che non vuole essere una critica, solo una lettura diversa, uno spunto di riflessione per vedere le cose da un altro punto di vista. Build up layers and these graphic lines. Ho cercato un modo per creare degli strati. Allora ho iniziato a produrre degli stencil e a colorarli con lo spray. Gli stencil sono essenzialmente disegni che poi taglio con le forbici. And then you cut them with a knife.
freestyle. Rock the microphone. Straight from the top of my dome. Sembra un'operazione veloce, ma per stendere diversi strati ci vogliono almeno 10 minuti e quando lo fai per strada illegalmente, 10 minuti ti sembrano un'ora. Il cuore va a 1000. E ancora oggi che è conosciuto in tutto il mondo, l'adrenalina fa parte del suo lavoro, proprio come agli esordi, e in fondo è anche questa sfida a rendere ogni opera unica. It's against the law, so if you're more famous, it's... Continua a essere illegale anche se sei famoso, e anzi, se sei famoso hai ancora più ansia di farti beccare dalla polizia. By the police or someone like that. I think it's the only art form where... È l'unica forma di arte in cui senti questa adrenalina. Se stai in studio hai tutto il tempo di pensare, ma se sei per strada hai pochissimo tempo e tutto può andare storto. E questa adrenalina crea dipendenza. Anything can go wrong. Mm-hmm. It's almost an addiction as well.